Ed ora la linea a Maurizio Seimandi. SMA! Stiamo vedendo l'allestimento di una copertina, di un servizio per TV Sorrisi e Canzoni. Questi sono i big, i 22 big che parteciperanno al Festival di Sanremo che inizierà fra pochissimi giorni. Puoi farci piangere. Ecco Ruggeri con tanto di occhiali neri. Ruggeri 19, Rieneva Plu. Come Rieneva Plu? Come dici? Ah, 19 è il numero da votare. Tutti felici? Ecco, a questo punto io vi invito a compilare questa cartolina del Totipe. Dovete compilarla. Avete la possibilità di scegliere tre che per voi prevedete vincitori. E poi dopo il festival vediamo chi di voi si è avvicinato di più a questa previsione. Linea e simpatia al mio amico Maurizio Seimandi. La critica non è mai in imbarazzo quando a Sanremo c'è Enrico Ruggeri. Qui c'è un premio della critica e per fortuna c'è anche Enrico. Eccolo. Cioè io mi monto la testa, te lo do subito, non sì. Abituarmi. Cioè è confortevole, è confortante? Sì, io non credo al suffragio universale. Di conseguenza sono molto contento e gratificato da questa cosa. Io ero venuto a Sanremo principalmente per raccogliere questo tipo di adesioni e l'adesione delle persone che normalmente mi seguono. Quindi il premio della critica non poteva che essere il coronamento più piacevole di questo festival. Enrico Ruggeri, per precisare subito che in commercio, se voi andate a chiedere il disco di Sanremo, non c'è questo LP. Prego, inquadrarlo con molta... C'è un mini album. È un album con 5 canzoni, quindi è un prezzo intermedio tra il 45 e l'album, ed è qualcosa di più ricco che non un semplice singolo. Cioè tu a Sanremo ti sei dato Rieneva Plu, non è vero, ne va ancora. Perché ne va ancora, sì. Chiedete un disco e ne avrete 5. E infatti. Che non c'entra con i fustini, qui 5 ne avete. E qui Enrico, Ruggero sto chiamando, che non è male. Ruggero Enrichi, sei contento? Fra altre cose so che è in classifica, cioè è lì sul punto di entrare in classifica anche come 33. È l'unico insieme ad Arbor che non è uscito con un singolo, qui è un caso singolare che abbia soltanto l'LP. Adesso con i tuoi clochard o barboni, ma facciamo barboni, giochiamo in casa, che hanno parlato più in francese, e noi così vi rioffriamo, rien ne va più, facendo tanti auguri ad Enrico Ruggeri. Grazie. Salta la pallina in mezzo a quella grande ruota, un solo punto verde tra il rosso e il nero, l'incognita apparente di uno zero. Rien ne va plus, rien ne va plus, rien ne va plus. Rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento, mediando la ragione con un nuovo sentimento. Però cambiano le donne insieme alle stagioni e allevano bambini che inseguono aquiloni, e il musicista ancora le rincorre con nuove canzoni. E poi diventano madri quelle signorine, purché ci sia un uomo che le veda ragazzine, quell'uomo non le faccia invecchiare, le lasci cantare. Poi rien ne va plus, rien ne va plus, rien ne va plus. A Super Classifica Show c'è Enrico Ruggeri. Rien ne va plus. Potremmo sbilanciarci e dire pour toujours, ma attenti a non sbagliare qualche accento, attenti a non lasciarci spettinare dal vento. Però qualcuno poi sutura le ferite, c'è qualcuno da fuori che ci aspetta alle uscite, come il giocatore sconfitto che si allena per nuove partite.
la portinaia che ci dice buongiorno, e il girone di andata fa posto al ritorno. Sta decollando un satellite e gravita attorno. Pour toujours, ah, pour toujours. Qualcuno poi suttura le ferite, c'è qualcuno da fuori che ci aspetta alle uscite, come il giocatore sconfitto che si allena per nuove partite. Ci stanno dicendo buongiorno, il girone di andata fa posto al ritorno. Sta decollando un satellite e gravita attorno. Toujours, ah, pour toujours.